Calcio, motori e pugilato nel sommario della pagina sportiva. Non possiamo che aprire con la Lucchese, con la profonda crisi dei rossoneri, battuti molto più nettamente di quanto non dica il 5-4 finale nel recupero di mercoledì al Porta Elisa dall'Albino Leffe. Il servizio. Perché quando stai annegando non sai mai se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù. Parafrasando un grande successo di Michele Zarrillo, 5 giorni, possiamo inquadrare il momento davvero delicatissimo, terribile della Lucchese. I numeri sono impietosi, la sconfitta contro l'Albino Leffe, ben più imbarazzante del 4-5 finale, la dice lunga sulle oggettive difficoltà di una squadra assolutamente incapace di ritrovarsi. Neppure l'avvento di Lopez, che pure sembrava avesse conferito maggiore equilibrio e solidità a tutto il complesso, è servito ad invertire l'andazzo. Ed invece la partita con l'Albino Leffe ha evidenziato lacune enormi, sotto ogni punto di vista. Nulla da salvare, né sul piano tecnico-tattico né su quello caratteriale. Per un'ora abbondante è stato un gioco al massacro, fino al 5-0. Solo un Albino Leffe che ha allentato la tensione e allargato le maglie della difesa e della mente ha consentito una parziale risalita. 4 reti che, ai noi, non sono servite a nulla se non a rendere meno vistosa e clamorosa la sconfitta. Nulla da salvare, tutto in discussione per una metamorfosi troppo brutta per essere vera. Forse l'unico aspetto positivo è che in un calendario folle, domenica prossima, la Lucchese torna subito in campo. Incombe la trasferta di Pistoia. Al Marcello Melani è lecito attendersi una reazione di orgoglio e di carattere, ma lo stiamo dicendo oramai da troppo tempo, di una squadra chiamata davvero all'appello, all'ultimo appello prima che sia troppo tardi. Quello con gli arancioni, che non passano sicuramente a loro volta un gran momento, è una sorta di spartiacque. Cedere ancora in modo fragoroso potrebbe significare, più che lasciarsi andare giù, andare a fondo. Parlavamo della Pistoiese, domenica prossima al Marcello Melani c'è anche l'arbitro del derby Pistoiese-Lucchese tra due squadre obiettivamente in difficoltà, soprattutto quella rossonera. Arbitrerà Paride Tremolada di Monza, gli assistenti Orazio Luca Donato di Milano e Francesco Rizzotto di Roma 2. Ancora calcio e ancora un rinvio nel girone D di Serie D. Stavolta tocca a Corticella Seravezza, una delle gare di recupero programmate per domenica prossima. Il rinvio è legato ad alcuni casi di Covid-19 riscontrati nella società bolognese. Si dovrebbe invece giocare regolarmente l'altro recupero, Real Forte Querceta Lentigione, in programma allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi alle 14.30, sempre di domenica. Parliamo di motori. Andrea Lucchini non ce l'ha fatta, è vice campione T2 nel rally cross country. Ha vinto Alfio Bordonaro, il pilota di Fornaci di Barga, che vediamo in questa foto, e adesso vedremo anche la sua macchina. Si è dovuto accontentare del secondo posto nella classe T2 del CIR cross country. Esperto pilota di Fornaci di Barga ci credeva, visto che alla vigilia del Tuscan Rewind era staccato di un solo punto dal siciliano. Andrea Lucchini era affiancato alle note dal torinese Piero Bosco, che si è aggiudicato la speciale classe riservata ai navigatori. Ed ora siamo al pugilato. L'attività della pugilistica lucchese, come abbiamo ricordato, è sospesa, però un suo giovane pugile, Alessandro Gatti, sarà impegnato nel fine settimana a Borgo San Lorenzo. Vediamo e sentiamolo anche. Fine settimana molto importante per Alessandro Gatti, giovane alfiere della pugilistica lucchese, che sarà impegnato a Borgo San Lorenzo nella fase regionale dei campionati italiani pesi leggeri 60 kg. Ad accompagnarlo all'angolo ci sarà il suo mentore, il maestro Giulio Monselesan. La partecipazione di Gatti non era così scontata, data anche la sua relativa esperienza e pochi incontri alle spalle. Ma le sue qualità e il forte carattere, già palesati sul ring, non sono passati inosservati. Siamo di fronte ad una grande promessa del pugilato lucchese. Lui, Alessandro Gatti, traccia così un bilancio nel quadro di una realtà difficilissima, con l'attività della pugilistica sospesa ormai da 10 giorni. Allora, innanzitutto ringrazio Guido Casotti per l'opportunità di poter parlare qui a Noi TV della mia attività pugilistica dal 2019 al 2020. Ho svolto in tutto 8 incontri, il primo a maggio 2019 e l'ultimo a dicembre 2019, dopodiché avrei dovuto competere ai campionati Elite Seconda Serie, che sono poi stati annullati a causa Covid. Noi comunque non ci siamo mai fermati, ci siamo allenati sempre, sia in palestra che a casa, in collegamento con il nostro maestro Giulio Monselesan, con il quale abbiamo deciso di chiedere alla federazione se fosse stato possibile competere ai campionati italiani Elite Prima Serie. E i miei 8 incontri non me l'avrebbero permesso, perché ce ne vogliono almeno 10 per combattere senza caschetto, e la federazione ci ha inviato il consenso, perciò domenica
svolgerò la mia finale ai campionati regionali e sono sicuro intanto di dare spettacolo e poi di portare il mio nome e quello della pugilistica lucchese in alto sia in regione che in tutta Italia e ci sarà sicuramente da divertirsi. Beh, ce l'auguriamo anche noi, facciamo un grosso in bocca al lupo ad Alessandro per l'incontro di domenica. Si chiude qui la pagina sportiva, una breve pausa pubblicitaria, subito dopo la terza ed ultima parte.